Ma buongiorno, stamattina sono venuta a coccolarmi da Sara, che in realtà è una ragazza che mi segue, mi ha scritto su Instagram e mi ha... Aspettate che mi sto strozzando! Opla. E mi ha invitato nel suo studio che vi ho appena inquadrato. Faccio così con gli occhi perché ho la luce proprio sparata. Allora, oggi andiamo a fare, adesso vi faccio spiegare da Sara mentre mi coccola cosa andiamo a fare, perché ho capito ma non ve lo so spiegare. Allora, adesso andremo a fare un trattamento all'henné per ripristinare un po' la forma e per sistemare un po' le sopracciglia e la parte dello Questo sguardo. disastro che ho in faccia. E poi ovviamente dicevo a Sara che vorrei, come già sapete, fare il tatuaggio. Quindi lei mi ha consigliato un pochino perché mi ha spiegato che il trattamento all'henné fa ricrescere il pelo, giusto? Sì. Opa. Cos'è? No, niente, È niente, mi ha male? dato un po' nell'occhio. Quindi adesso noi facciamo il trattamento all'henné. Però siccome io qui, vedete sopra, giusto Sara? Qui la coda, diciamo, non ho il pelo, non ho il bulbo, Sì, giusto? esatto. Qui. Ecco, quindi lì non mi ricrescerebbe né poi né mai, giusto? Esatto. Non ha senso fare 7.000 trattamenti quando, cioè, non ricrescerà. Quindi l'unico è fare il tatuaggio, giusto? Possiamo fare, cioè, che tatuaggio si può fare? Quello, come si chiama? Allora, c'è Micro. il microblading che è semplicemente Ok. una tecnica. Si usa un manipolo, invece con l'effetto ombre si usa il macchinario e Ok. quindi si va a sfumare riempiendo la zona. Invece il microblading viene fatto con il blade, che è una specie di lama composta da tanti aghetti dove si va a incidere la pelle. Invece il macchinario, si può anche fare il pelo con il macchinario, però è un altro lavoro. Qual è che fa più male? Perché io mi ricordo che col tatuaggio Il stavo svenendo. microblading fa più male perché la Sì? pressione della mano la regoli tu, invece il macchinario è elettrico, quindi una volta che tu lo imposti rimane a quella velocità. Ovviamente poi è sempre la pressione della mano quella che Ok, fa. e tu quale mi consigli? Ok. Allora, con il macchinario il lavoro rimane più stabile, quindi essendo che non sei tu che fai pressione, ma è il macchinario, la pelle rimane meno traumatizzata, quindi anche il lavoro Ok. rimane un po' più a lungo rispetto al microblading. Ok, vedremo. Ho già paura io. Rieccomi. Allora, guardate un po'. Voilà, voilà. Che bello. No, vabbè. Mi ha cambiato completamente l'occhio perché ho fatto anche la laminazione ciglia. Questa dura un mese e mezzo. Praticamente le ciglia sembrano sempre truccate. Belle. E io ragazze le avevo completamente dritte. Adesso vi lascio la foto qui del prima e del dopo perché fa impressione, davvero. Le avevo proprio, ve le ricordate, proprio dritte, 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 così sembro sempre truccata. Ed è bellissimo. Comunque, prima di parlarvi di tutto il mio lavoro, sono passata al Lidl, vi faccio vedere. Ho preso un pensierino a mia nonna perché visto che sono venuta qui a settimo, gli vado a portare un pensierino per Pasqua. Allora, gli ho preso. Questo è mia zia con... Aspettate, eccolo qua. Io ho preso questo qua a mia zia da lasciargli come pensierino. E alla mia nonna ho preso sia le uova colorate, le uova sode se vuole fare qualche dolcino. E in realtà volevo prenderle anche per me, però io le prendo poi venerdì che vado a fare la spesa. Queste uova qui se vuole fare qualche dolce. E poi gli ho preso questa piantina con il coniglietto, si vede una mazza, eccolo qua, così, e boh, un pensierino giusto per portargli, aspettate sono qua scasso tutto, giusto per portargli qualcosa. Allora, no, vabbè, fatemi sapere se vi piacciono. In più ho fatto anche il trattamento alle sopracciglia all'henné prima di fare il tatuaggio perché mi sono decisa e farò il tatuaggio. E ovviamente l'henné non è come il tatuaggio, quindi va a coprire di più la parte che, dove ci sono già le sopracciglia. Che vedete che qua per esempio è più chiaro, qui un pochino più chiaro. Però cosa succede con l'henné? Mi ha spiegato Sara che
che va a trattare proprio tutta la zona e fa ricrescere il pelo. Lo infoltisce, lo nutre e lo fa ricrescere dove c'è il bulbo. Insomma, mi ha spiegato una cosa del genere, cioè, ho sentito una cavolata. Comunque, qui per esempio io non ho proprio le sopracciglia, io qua non ho neanche il bulbo, non ho niente, quindi qua non mi ricrescerà mai il pelo. Ma qua sì, anche qua. Comunque, poi tanto alla fine mi sono decisa e farò il tatuaggio direttamente, così avrò un lavoro pulito e basta. Ragazze, fatemi sapere se vi piacciono. Comunque, in più, mi ha dato un codice sconto per voi. È stata proprio carina. Mi ha detto: no, Chiaretta, assolutamente per le ragazze che sono di Settimo, Chivasso, Settimo Torinese, Chivasso, comunque dei dintorni e che vi è comodo andare. Lavora benissimo, pulitissima ed è proprio brava. Mi ha lasciato un codice sconto che è Chiaretta 10 per la laminazione delle ciglia. Quindi, se andate lì e gli date il mio codice sconto a voce, basta che gli dite: ho visto il video di Chiaretta e mi ha dato il codice sconto Chiaretta 10, pagherete il lavoro della laminazione ciglia 10 euro in meno e vi assicuro che non ve ne pentirete. In più mi ha dato un ulteriore codice sconto per tutte le altre lavorazioni, che è semplicemente Chiaretta, che dovete però andarlo a scoprire da lei in studio. Quindi se andate lì e dite: ho visto il video di Chiaretta, mi ha dato il codice sconto Chiaretta, quello è uno sconto che sarà in base a quello che andate a spendere e ve lo dirà lei, Lisara, poi quando andate in studio da lei. Però se volete fare la laminazione ciglia, volete provare, vi assicuro che è bellissimo. Cioè, con Chiaretta 10 la pagherete 10 euro in meno. Io ringrazio ancora Sara perché mi ha anche lasciato un pensierino per me per Marek, che adesso andrò ad aprire, poi ve lo faccio vedere, ed è stata gentilissima e un amore quella ragazza. Grazie Sara. Sei un amore, poi sei bravissima, lavora benissimo. Io ho visto anche solo le sue mani, cioè, ha delle unghie perfettamente perfette, bellissime. Comunque vi rimando anche, se volete, la sua pagina Instagram, ve la lascio sia scritta qua che qua sotto in info box. Vi lascio direttamente il link della sua pagina, così se volete chiedergli qualche informazione per tutti i prezzi e cose varie, potete chiedere direttamente a lei, perché io non, cioè, so i prezzi delle sopracciglia, del tatuaggio, della laminazione, ma di tutte le altre cose non lo so. Quindi se volete, potete seguirla su Instagram e andare a chiedergli i prezzi direttamente a lei in direct. Quindi se siete della provincia di Torino e vi viene comodo, approfittate perché è stata gentilissima a darmi questo codice sconto. Adesso vado a salutare la mia nonnina, ci vediamo dopo. Giorno dopo i lavori, ragazzi, oggi per noi è giovedì, c'è anche Marek a casa perché è a casa per le vacanze di Pasqua. E noi qui abbiamo finito, yuppidu! Allora, mio papà mi ha ultimato il telaio stamattina perché mancavano le rifiniture. E poi invece marito di mia cugina, loro lavorano insieme, mi ha ultimato il muro. Ieri, cioè in qualche clip fa, avete visto che ho spostato il divano, però dovevamo ancora dare almeno un paio di mani di bianco, ma io volevo vedere come stava. In più mio papà mi ha preso delle misure per fare un mobile qua su misura, ma per il momento non lo faccio, solamente perché comunque
non costa poco farlo, è vero, io non pago la manodopera, ma siamo sui 450 euro per fare un mobile su misura lì e per il momento ho accantonato l'idea, anche perché devo essere sicurissima di quello che faccio, voglio prima trovare la giusta disposizione nel soggiorno perché il divano di là non mi fa impazzire, come vi ho detto anche su Instagram, vi ho lasciato qualche storia, anzi su Instagram vi ho detto che mi fa proprio cagare, queste sono state le parole, quindi perdonatemi e se vi fa piacere potete seguirmi anche su Instagram, ve lo ricordo sempre, su Instagram sono Chiaretta Alfredo. Vi lascio comunque qua sotto in info box anche il link del mio profilo Instagram, così se vi fa piacere potete seguirmi anche là. Lì, bene o male, siete un pochino più aggiornate perché tutto è in tempo più reale. Comunque, il divano non mi piace come sta da quel lato. Sto valutando bene la posizione, potrei rimetterlo. Marek, amore, abbassa il volume, potrei rimetterlo sotto la scala, ma dovrei rivedere tutta la posizione della televisione. Quindi vediamo un attimino con mio marito in questi giorni, perché domani mio marito sarà a casa che abbiamo la visita, per Marek dall'otorino e verrà anche lui. Quindi vediamo domani con mio marito, ci ragioniamo un pochino anche in questi giorni che siamo a casa e poi prendiamo una decisione se lasciare la TV di là, se metterla da questa parete qua. Anche se ragazze, allora il divano con le spalle alla porta, come mi avete consigliato più volte, a me non piace, proprio non mi piace, chiude la stanza tantissimo, non mi piace per niente. Io voglio lasciare comunque la stanza bella aperta, ariosa, per cui il divano dall'altra parte non se ne parla proprio. Poi magari cambio idea, ma ne dubito perché proprio non mi piace. Cioè, io mi ricordo quando l'ho spostato e ho detto: oh, signor, per carità, che obbrobrio, a me non piace. E quindi vediamo se rimettere il divano sotto la scala e magari fare una parete attrezzata all'angolo, appunto angolare, però da questo lato qui lasciare libera quella. Non lo so, ci devo ragionare su, è inutile che prendo decisioni affrettate, tanto chi se ne frega, cioè, il tempo ce l'ho, per il momento il divano si appoggia lì e va benissimo così. E invece la cucina è perfetta. La cucina non ha una pecca, mi piace un sacco, tantissimissimissimissimissimo. Prima sembrava una cosa un pochino più arrangiata. Amore, basta il volume! Sembrava una cosa un pochino più arrangiata perché c'erano proprio due cucine diverse, no? La dispensa era in un modo e la cucina era in un altro. Invece adesso, essendo tutta uguale, scusate, ma Marek sta vedendo i bimbi che vanno sulle giostre, che urlano come dei pazzi. Abbassi il volume, amore. Ma abbassa il volume, lo puoi. Aspettate. Rieccomi, scusate, mamma mia. Comunque, e se la ride lui, i bimbi hanno paura, lui se la ride. Comunque, adesso è per me, ai miei occhi, è perfetta. L'unica pecca, appunto, è questo scalino che però non andremo a rimuovere perché abbiamo dei dubbi molto seri che sia stato fatto solo per estetica, perché è troppo brutto. Secondo me è stato fatto per la pendenza dei tubi, ma non solo secondo me, secondo anche mio papà che ne capisce molto di più, mio zio che fa questo mestiere da anni e anni e anni, mi ha detto: guarda Chiara che secondo me l'hanno fatto per la pendenza, non te l'hanno voluto dire, ma se lo elimini un casino. Quindi magari un domani quando vorremmo cambiare la pavimentazione giù. Adesso facciamo tutto, amore. Un domani quando vorremmo cambiare la pavimentazione, che in realtà non penso neanche più lo farò ormai, mi sono talmente abituata a questo pavimento che non mi dispiace affatto, però un domani si vede, ma bisogna rifare tutti i lavori. Va bene così. Però si può modificare, si può allungare un pochino lo scalino e fare in modo che sembra il continuo, insomma, farlo diventare più bello. Ci pensa mio papà con mio zio, lo faremo. Non so quando, ma lo faremo. Tanto abbiamo anche le piastrelle in garage, perché il vecchio proprietario comunque ce le ha lasciate. Quindi andremo a sistemare lo scalino. Secondo me, quando sarà sistemato lo scalino, boh, a posto. E non mi dispiace neanche più ormai questo scalino. Come vi posso dire? Ci ho proprio fatto l'abitudine. Incarto sempre. E non mi dispiace. Dà un po' di movimento alla cucina e va bene così. Comunque, niente, ragazzi, metto a posto e vi faccio vedere tutto perché sono così curiosissima. Ecco qui il famosissimo e attesissimo telaio. Eccolo qua. È fatto completamente in legno. Come sapete, mio papà è falegname, me l'ha fatto lui. E poi ci sono dei semplicissimi vetri. Ed eccolo qua. Si usa tantissimo adesso questo tipo di divisorio che divide la cucina dal soggiorno per chi come me, oh scusate mi stava cadendo il telefono, per chi come me ha un open space, rende la cucina un pochino più riservata, comunque sempre a vista ma un pochino più riservata, infatti appena si entra l'occhio non cade più sul lavello come prima, ma bensì cade su questa vetrata che secondo me è bellissima, ha reso non solo la cucina più bella ma proprio tutto l'ambiente più bello. Poi io, ragazzi, me lo immagino già a Natale, tutte le lucine che scendono, ed voilà.
bella, mi piace un sacco. Adesso lo riprendo da qua, eccoci qua, e voilà, bellissimo, mi piace troppo. E poi qui abbiamo la cucina terminata. Allora, se vi ricordate, ma magari qualcuno di voi non lo sa, noi a dicembre abbiamo acquistato questa dispensa da Mondo Convenienza e anche il microonde di incasso, mentre il forno era il nostro che avevamo già prima, e la cucina era diversa, avevamo tutte le antine come questo mobilone qua. Abbiamo deciso di cambiarle proprio per farla tutta uguale, senza cambiare comunque tutta la cucina, perché era in ottimo stato, aveva solo 2-3 anni la mia cucina. E, però rispetto alla vecchia casa lo spazio era molto più ampio in cucina, cioè la cucina che avevamo di là era più piccolina. Un mobile così più il frigorifero non ci sarebbe stato né poi e né mai. Infatti avevamo giusto un mobiletto nell'altra casa che faceva da dispensa, che era bassino, adesso io non so se ve lo ricordate, più il frigo, boh, non c'era più spazio. E invece qua lo spazio è maggiore e quindi abbiamo avuto la possibilità di farla un pochino più grande e di prendere questa dispensa. Abbiamo cambiato le antine che abbiamo preso sempre da Mondo Convenienza, della stessa cucina, la stessa fascia, lo stesso stile di cucina, e le uniche che non siamo riusciti a cambiare sono queste due qua di questo cassone, semplicemente perché non avevano le misure. Ora ci hanno detto di riprovare magari dopo un mesetto e vedere se le misure poi magari ce li arrivavano oppure no, e adesso vedremo. Dopo Pasqua io mi andrò ad informare e terremo sotto occhio la situazione, perché mi piacerebbe cambiare anche queste e farle tutte uguali. Oddio, cioè si vede, perché si vede che è diverso, però rispetto a prima è molto molto meglio, e a me già così mi piace tantissimo. Poi abbiamo fatto tutto bianco, legno e acciaio, come potete vedere il legno del top che poi è simile al legno del tavolo, e l'acciaio nelle maniglie a gola, nella cappa, negli elettrodomestici. Anche i lampadari li abbiamo presi così, fatti di questo grigio acciaio, anche se i lampadari li dobbiamo cambiare tutti, però per il momento ci sono, teniamo questi qua. Comunque questa è la cucina, e poi qua vi faccio vedere le due antine incriminate, perché queste antine qua sono arrivate proprio, una ammaccata di qua, sicuramente lo notate, e una invece è proprio storta, ecco qua, così. Poi questo qui, questo mobile, è un pochino più giallo perché noi, quando abbiamo fatto la cucina nuova, mio papà mi ha fatto la cucina nuova, mi aveva recuperato il mobile del lavello vecchio che avevo quando avevo la cucina marrone. Io non so se ve lo ricordate, la mia cucina marrone. Comunque, quindi l'aveva recuperata, quello è proprio un mobile vecchio vecchio, e andranno solamente cambiati i due laterali. A me, io mi piace la mia cucina marrone. Ti piaceva la cucina marrone? Adesso invece vi faccio vedere il soggiorno. E questo è il soggiorno. Adesso c'è la trave davanti. Comunque a noi non piace, né a me né a mio marito, né a mio papà, a nessuno, come è venuto così, perché è troppo, non so, non ci piace. Vabbè, tralasciando che è tutto da sistemare, ovviamente, poi senza quadri, senza niente, non ho messo neanche le tende ancora, però lo spazio sinceramente sembra triplicato alla fine, sembra davvero, cioè molto più grande rispetto a prima. C'è molto più spazio, e vi dico un pochino la nostra idea qual era. Allora, cosa vorremmo fare? In questi giorni spostiamo la vetrina e la mettiamo qua, poi vabbè, bisogna mettere le tende, qualche quadro, i cuscini sul divano, e già sarà tutta un'altra storia. Però proprio il divano messo lì così non ha tanto senso secondo me, ma non solo secondo me, anche a mio marito non piace. Quando potremmo, eccomi in giro, quando potremmo, abbiamo pensato di prendere un divano proprio angolare, che secondo me è una buona idea, abbiamo già visto su qualche sito qua e là, però che parta da qua, quindi rimane tutto quello spazio libero per mettere una pianta, l'albero di Natale a Natale, una vetrina, qualcosa, comunque che parta da qua e faccia tutto il giro fino sotto la scala, e poi fare quel mobile lì, farlo, dov'è? Ecco qua, il mobile della TV, farlo angolare e stop, e il soggiorno sarà praticamente così, tutto divano. Quella era l'idea di mio marito,
Anche la mia, io inizialmente avevo pensato di prendere un divano ancora più piccolo, ma mi hanno linciata proprio mio marito, mi ha detto scordatelo, non esiste un divano più piccolo, lui lo vorrebbe il doppio. Comunque, vabbè, vediamo, adesso è tutto un progetto. Non mi Ovviamente la credo. stanza è come se avessimo appena traslocato, no? Quindi è la stessa cosa. Qui è stato anche imbiancato tutto, tutto è tornato alla normalità. Marek, aspetta un attimo, amore. Aspetta. E niente, e questo è quanto. Poi nei prossimi giorni magari andiamo a sistemarla insieme. Quello che vedete qua è tutto provvisorio, cioè tutto solo appoggiato al muro praticamente. Idem il divano, tutto solo appoggiato. Però lo spazio, dai ragazzi, cioè lo spazio è proprio nettamente maggiore. Niente ragazzi, io spero che vi piaccia, soprattutto la cucina, il soggiorno non calcolatelo perché va tutto risistemato, però spero davvero che vi piaccia. E niente. Io vi mando un mega bacione e vi auguro una buona Pasqua. Buona Pasqua anche a voi, non ci vediamo fino a lunedì. Non ci vediamo fino a lunedì, quindi buona Pasqua. Un bacione da me, da Mare, che da mio marito che è in bagno. Amore, saluta! Ciao ragazze, ci vediamo lunedì. Marek? Marek sta dormendo. Ciao!